Siamo con il maestro Fiozzanotti, abbiamo appena terminato la prima tappa della quarta edizione di Una voce per il Sud. Maestro, Buonasera. benvenuto in Puglia. Grazie, grazie. Allora, com'è andata questa prima selezione? Ma è andata davvero bene, mi sono un sacco divertito e ho visto e sentito delle cose, devo dire, interessanti. C'è come sempre da lavorare, c'è come sempre da arrivare a fondo. Però sicuramente, voglio dire, per quanto mi riguarda ne vale la pena, perché sono dei ragazzi che hanno talento, vanno solo sistemati, gli va trovato le canzoni e la produzione, insomma è il solito vecchio discorso che c'è da fare, però sono molto orgoglioso di aver sentito questi ragazzi, perché è probabile che anche in mezzo a quelli che ho sentito oggi qualcosina di successo ci possa essere. Un giudizio su Una voce per il Sud. Dunque, Una voce per il Sud io ritengo abbia un grande merito, perché la Cipicchia mette insieme un sacco di persone per cercare eventualmente i nuovi talenti e secondo me voi qui ne avete di nuovi talenti. Solo per Acipicchia, ma cosa gli date da mangiare a questi ragazzi? Cantano tutti bene Acipicchia. Quindi Grazie. io voglio dire, posso fare un milione di auguri, come ho detto poco fa, sicuramente qualcosa di interessante, di molto interessante, anzi c'è. Come dico, c'è da lavorare perché i successi non nascono così, mettendo magari, cioè a volte anche per fortuna nascono delle robe. Metti al pianoforte e nascono dei grandi successi, o vedi, come dire, un artista ed ecco che quello ti illumina perché ha già un pezzo pronto. Non è così, perché di pronto non c'è nulla, bisogna costruirlo. Però, secondo me, io oggi ho visto qualcosa per il quale andrebbe fatto un lavoro di costruzione. Quindi non posso che fargli altro che un milione di auguri per Una voce per il Sud, e che troviate sempre nuovi talenti.